Beh, intanto vorrei annunciare comunque il voto favorevole a questa mozione che è per molti versi molto, molto interessante. Secondo me i punti comunque come li ha definiti il consigliere Pastorino, secondo me vanno bene, non c'è bisogno di ulteriori stravolgimenti. È vero, il materiale informatico, il materiale elettronico in generale è soggetto a obsolescenza e a obsolescenza abbastanza in tempi abbastanza rapidi. Quindi è necessario che si vada a verificare e a fare un censimento dettagliato del parco macchine, tra virgolette, elettroniche che sono in giacenza qui in regione e che sono state appannaggio di gruppi nelle passate, ad esempio, legislature. È necessario, come dicevo, fare questo censimento in tempi più rapidi possibili, magari affidando il compito a Liguria Digitale, rendere pubblico questo censimento e poi mettere a disposizione questo materiale, in primis per i gruppi, perché nel senso i gruppi sono quelli che lavorano qui in regione, e poi tra l'altro il consigliere Pastorino specifica e qualora avanzassero, quindi qualora i gruppi non ritenessero a loro necessario questo materiale, far sì con qualche convenzione o comunque con qualche misura che poi la giunta studierà, la giunta, l'assessore competente studieranno, donarle ad esempio a scuole, perché sappiamo benissimo che uno dei grandi punti è quello della carenza proprio di strumenti informatici nelle nostre scuole, oppure ad associazioni senza scopo di lucro che facessero appunto domanda per ricevere questo materiale. Quindi una mozione del tutto interessante, secondo me non c'è bisogno di stravolgerla o comunque di rivedere i punti dell'impegnativa. La cosa necessaria è comunque affrontare subito in tempi più rapidi possibili l'argomento e quindi affrontare subito il censimento del parco elettronico in giacenza, proprio per evitare un'ulteriore obsolescenza dei materiali appunto presenti in magazzino. Grazie.